Sono 28 i medici precari che lavorano al 118 di Teramo, in totale 100 in Abruzzo, e vivono questa precarietà ormai da 13 anni. Diritti negati, come ferie e malattia, pagati a cottimo e senza tutele. Qualcuno di loro si è ammalato di cancro, ma continua a lavorare anche sotto chemioterapia. Noi siamo medici con più di 15 anni di esperienza nel settore dell'emergenza territoriale, però dal 2004 siamo praticamente bloccati in questa condizione di precariato. L'azienda che cosa dice? L'azienda dice che non ci sono fondi, che stiamo nel piano di rientro e quindi che non c'è possibilità di inquadramento, ma in ogni caso manca proprio una normativa nazionale che regolamenti questa situazione. La piaga del precariato del 118 è un problema che coinvolge l'intero paese. Occorre una legge dello Stato per stabilizzare i lavoratori ed è per questo che il segretario nazionale della CGIL, Nino Baseotto, oggi in Abruzzo, ha voluto incontrare i medici precari all'ospedale Mazzini di Teramo. Questa situazione dei lavoratori del 118 è una situazione paradossale, perché c'è una situazione di precarietà, c'è spesso anche una situazione di diritti negati, e nello stesso tempo c'è un incrocio con la qualità del servizio per i cittadini, perché se noi abbiamo un servizio di emergenza come il 118, che a volte vive sul fatto che il medico del 118, magari malato di tumore, per portare a casa il proprio stipendio deve lavorare anche quando è in chemioterapia e deve fare questo servizio anche quando è in chemioterapia, nel momento in cui disgraziatamente non ci riesce più si crea un vuoto che va a detrimento della famiglia, ma va a danno anche del servizio all'utenza. Un paese moderno, un paese civile, un paese efficiente, queste cose non se le può permettere. Noi non possiamo celebrare la professionalità del 118, della protezione civile, dei vigili del fuoco in televisione quando ci sono delle catastrofi e queste persone dimostrano quanto brave sono, e poi avere un'altra faccia della medaglia, che è quella della precarietà e quella di lavoratori che non sono valorizzati per la professionalità che hanno.